Siamo oggi con Claudio Da Ponte, rappresentante del Tiki Touch Rugby, che anche quest'anno organizza la settima edizione di Prosecco Doc Rugby Festival 2015, che si svolgerà a Stacile dal 25 al 28 di giugno. Claudio, ci presenta la manifestazione e in quali location sarà svolta e quali sono le finalità della manifestazione stessa? Questo è un evento che è giunto alla settima edizione, nel senso che è un contenitore sportivo relativamente legato al mondo del rugby. Le espressioni rugbistiche in ambito delle discipline sono diverse. In questa edizione io curo particolarmente due aspetti. Uno è il rugby paralimpico, la disciplina che è iniziata ancora parecchi anni fa e che solo da un paio d'anni in Italia sta prendendo piede. E l'altro è il touch rugby, che è anche questa una disciplina che comunque è iniziata da pochi anni in Italia, ma comincia già ad avere un suo grosso seguito. E questa settima edizione ha un title sponsor che è il Prosecco Doc, ovvero è l'espressione territoriale di un prodotto che unisce, diciamo, non solo in termini virtuali, ma entrambi i territori Veneto e Friuli Venezia Giulia. Perché mi hanno spiegato, anche se non so molto bene, però questo consorzio di tutela del Prosecco Doc attraversa entrambe le regioni con diciamo, Notevole successo. un grande interesse nell'ambito agroalimentare e a livello mondiale, specialmente porta un grande significato. Quindi legare il significato del movimento del rugby che in queste due regioni praticamente ha il massimo di espressione in ambito nazionale con un prodotto che trova Tipicamente locale. tipicamente locale ma anche a grande diffusione, quindi è stata un'ottima cosa. Dove sarà svolta la manifestazione in questi 4 giorni? Allora, in questi 4 giorni, quest'anno abbiamo avuto la disponibilità da parte della città di Sacile, l'amministrazione comunale, che ha messo a disposizione il Palamicheletto, che è una struttura coperta molto valida, anche perché è valida dal punto di vista dell'accessibilità. Come potete immaginare, il rugby paralimpico è giocato da giocatori con un certo tipo di disabilità, quindi devono poter accedere in maniera facilitata a quelle che sono le varie Chiaro. strutture. Devono avere anche l'opportunità di essere accolti, E assistiti. ma non è tanto l'assistenza, come perché essendo sportivi sono spesso hanno un atteggiamento estremamente autonomo, Chiaro. visto che hanno imparato a muoversi in ambito sportivo. Pertanto è importante comunque avere diciamo, i requisiti minimi affinché ci si possa muovere in In ambito maniera autonoma. in maniera In maniera autonoma. autonoma. E per quanto riguarda le strutture sportive, questo è Tra importante. l'altro, il tutto ha avuto un successo anche di associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento, oltre all'amministrazione comunale, mi pare di aver capito. Io di solito quando mi muovo in ambito organizzativo, oltre ad avere il supporto delle istituzioni e delle amministrazioni locali e anche in ambito regionale, giustamente, perché è un evento questo che si presenta da 7 anni e da tutte queste edizioni precedenti, l'assessorato regionale ha sempre sostenuto, valutando in maniera positiva la validità di questo evento. Oltre a queste istituzioni abbiamo anche il supporto di associazioni locali, anche soprattutto in ambito di volontariato e diciamo partner diversi che con un loro contributo non solo economico, ognuno può dare quello che può dare, ma anche in termini di sostegno, di diffusione Chiaro. dell'immagine, e quindi diventa veramente importante la compartecipazione un po' di tutti. Parliamo del rugby in carrozzina, il Friuladria Nations Cup 2015, che tra l'altro, come lei ha anticipato, è un evento paralimpico. Ci spiega nello specifico di cosa si tratta, quali sono le finalità dell'evento stesso e del corso di formazione che voi proponete in una delle giornate per classificatori di rugby in carrozzina. Questa edizione della Nations Cup di Wheelchair Rugby è la quarta edizione Sì. perché diciamo, già è stata proposta negli anni precedenti e
ed è come, da come diciamo, partner principale nella Banca Popolare Friuladria, la quale diciamo, non sostiene solo il movimento del rugby in carrozzina, ma in regione, specialmente anche nel Veneto, sostiene varie discipline paralimpiche. Quindi bene, nel senso che c'è una certa continuità, c'è chi ha una sensibilità. Una certa sensibilità. Sì, perché è decisamente importante questo. Questo è uno sport che ha avuto origine già negli anni 70, precisamente nel 77, mi pare, in Canada, ed è preso inizio da un'iniziativa di un gruppo di giocatori atleti canadesi che per il loro tipo di lesione funzionale che avevano, essendo soggetti tetraplegici, sì, ovvero con lesioni cervicali, spinali alte, avevano con la invalidità anche degli arti superiori la impossibilità a praticare uno sport agonistico di un certo livello. Chiaro. Nel senso che per la pallacanestro in carrozzina erano considerati giocatori non validi, non per non cui non venivano messi da parte. Si sono inventati questo bellissimo sport, che è un insieme, un mix di rugby, soprattutto di pallacanestro, di hockey, di pallamano, atteggiamenti agonistici che messi assieme hanno formato questa disciplina. Ma del rugby, diciamo, mantiene quello che è lo spirito, sì, che è quello che guida tutta questa. In più c'è anche l'opportunità del contrasto, che in tante altre discipline non è possibile. Certo, sì, qui chi avrà occasione di seguire, di vedere... Quindi ci saranno anche degli scontri tra gli atleti, veri e propri. Sì, 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 è permesso, è un regolamento che consente questo, perché tra attaccanti e difensori bisogna creare uno spazio affinché il portatore di palla riesca, sì, a oltrepassare la linea di meta. E questo determina il punto. Ed è, diciamo, come nei filmati che spesso si vedono e anche, sì, anche oggi che mandiamo in onda, potete vedere che il contrasto c'è, il gioco è duro, però è estremamente leale, nel senso che difficilmente viene ad essere colpito il corpo dell'avversario. Lo scontro avviene tra i mezzi e questo è già sufficientemente forte per creare un certo pathos, una certa azione agonistica molto molto valida. E all'interno di questa disciplina, diciamo che in Italia è iniziata circa 3 anni fa. Io la seguo da 2 anni abbondanti perché così è stata quasi una folgorazione, avendo scoperto questo tipo di sport paralimpico con tutte queste caratteristiche, e mi ha effettivamente coinvolto, e alla fine in questi 2 anni ho gestito questa attività, essendo anche team manager della rappresentativa nazionale, con la quale facciamo raduni, prepariamo i match, andiamo all'estero, facciamo dei campionati vari, europei, eccetera. Sì, tant'è vero che una delle giornate l'ha dedicata al corso di formazione per classificatori di rugby in carrozzina. Sì. Qual è la finalità del corso veramente in proprio? Ma diciamo che noi abbiamo una federazione che è la FISPES, cioè la Federazione Italiana Sport Paralimpici Sperimentali, all'interno del Comitato Italiano Paralimpico, il CIP cosiddetto. Sì. Questa federazione che governa il mondo del rugby paralimpico ha l'opportunità, come in questo caso, di formare dei soggetti che possano poi andare a classificare il giocatore, perché il giocatore deve essere classificato in base al tipo di lesione che ha, il tipo di funzionalità residua che può mantenere nel fare questo tipo di attività fisica e sportiva, e viene dato un certo punteggio. Chiaramente ci sono giocatori che sono più abili rispetto ad altri, perché hanno maggiore capacità nel muoversi, nel fare certi movimenti. Quindi una classificazione data partendo da uno 0,5 e arrivare a un 3,5 come massima opportunità, massima capacità, questo consente di dare una vera e propria classificazione. Perché questo? Perché quando si scende in campo con la squadra si schierano 4 giocatori la cui somma delle classificazioni non deve superare gli 8 punti. Okay. E allora in questo caso è necessario, ma è una procedura molto delicata, perché questi ragazzi
per avere questa classificazione devono essere sottoposte a delle visite fisiatriche ben particolari, quindi con studio della quindi per farla breve, questo corso a chi è rivolto? Ma questo corso è rivolto alla formazione di, per esempio, di tre soggetti, due sono medici fisiatri, uno è un fisioterapista, e questi soggetti poi avranno l'opportunità di diventare classificatori anche in ambito internazionale. Questo perché? Perché attualmente in Italia non esiste questa figura. In più diamo l'opportunità durante questo Friuladria Nations Cup di classificare dei nuovi giocatori, sì. E quindi bene anche, anche per di divulgare arrivati. Questo sport che adesso comincia a prendere piede, sì. Un'altra disciplina presente nei quattro giorni sarà l'Italia Touch Rugby Challenge, che prende spunto proprio dal termine touch coniato anni fa in Nuova Zelanda. Che cos'è, Claudio? Ok, il touch rugby in pratica è una disciplina che sì, in Italia è presente da una decina d'anni, però all'estero, diciamo nell'emisfero sud, in pratica Australia, Nuova Zelanda e soprattutto anche nei paesi europei di lingua anglosassone, Inghilterra, Scozia, Galles, eccetera, è uno sport che è molto diffuso. Teniamo presente che addirittura in Australia ci sono più di 500.000 di praticanti. In Nuova Zelanda è, assieme al rugby, lo sport nazionale. Perché? Perché è uno sport sociale. La si può intendere come una branchia del rugby, praticamente. Ma diciamo che è propedeutico. Propedeutico. Cioè, i grandi giocatori di rugby, specialmente nell'emisfero sud, usano questo sport per arrivare a praticare il rugby vero e proprio, quello che conosciamo, il rugby a 15 piuttosto che il rugby a 13, che è ancora di molto più diffuso in questi paesi. È uno sport che, diciamo, che lo si può giocare con tutta la famiglia. In pratica nei campi, nei parchi, si va a giocare questo sport, ci si trova, no? Diciamo che è, se me lo consenti, la bella figura rispetto a quello che è il calcio da noi, sì. Nel senso che da noi ci si trova con un pallone da calciare, lì si trovano con un pallone ovale da lanciare. Ed è soprattutto caratterizzato dal fatto che non c'è contatto fisico, infatti è molto easy, molto facile, molto coinvolgente, ma soprattutto consente una visione di gioco molto aperta, perché giocando in 6 contro 6 in un campo anche abbastanza largo consente di imparare gli spazi, sì. Dove potersi infilare, quindi c'è già una propedeutica importante nei riguardi del rugby. Ho capito. Ha altre cose da aggiungere ai telespettatori affinché presenziano l'evento? Ma sì, diciamo che è un'occasione per venire a conoscere degli sport relativamente nuovi o non conosciuti, e soprattutto sì, seguire il movimento paralimpico di questo sport qui, che è veramente importante, emozionante. Chi non lo conosce, ecco, sicuramente... Proprio a questo proposito, lanci pure un appello. Chi volesse seguire, cosa deve fare? Come può contattarvi? Dove può prendere spunto? Certo, esiste una federazione italiana, sport paralimpici e sperimentali, che è all'interno del comitato paralimpico. E comunque in tutti i social network si trova, basta digitare rugby in carrozzina piuttosto che touch rugby, piuttosto si trova sicuramente tutti i contatti, tutto quello che serve. Invito tutti a venire a Sacile, appunto al palazzetto Pallamicheletto, a partire dal venerdì le prime gare, e quindi per assistere a questa bellissima anche perché situazione. Oltre all'evento, che tra l'altro è benefico, ci sono anche stati allestiti degli stand enogastronomici, per ma cui sì, qualcuno può anche passare la serata dopo gli eventi un buon bicchiere di prosecco può far bene, che è main sponsor, non guasta mai. Può far bene, sicuramente. Grazie Claudio. Grazie a voi.